Attenzione. Attenzione, cosa è successo? Problema. Foratura ruota anteriore. Quando per Tadej Pogačar, e guarda l'ammiraglia. Oh, si è fermata a 2 centimetri, si è fermata a 2 centimetri dalla bici di Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, come avete visto, la miraglia si è fermata ad 1 centimetro dalla sua bici. È sceso il meccanico alla velocità della luce, ha tirato giù la bici di scorta. Pogačar è già partito e penso che i compagni si fermeranno tutti ad aspettarlo. Li vedo già sulla sinistra, due compagni. Intanto Pogačar sfrutta la miraglia della Bora per provare a rientrare. Ecco qua, allora io mi permetto di dire che qua ha fatto un po' un'ingenuità, perché ruota anteriore ha voluto fare a tutti i costi la curva e è caduto. Dovevi fermarti, perché appena sposti il manubrio vai per terra, no? Perché davanti, dietro. Cuore nella memoria di tutti, possiamo dire che è rimasta nella storia del ciclismo quella strepitosa impresa di Marco Pantani, che andò a recuperare, superando uno dopo l'altro, la bellezza di 49 corridori, arrivando sul traguardo senza alzare le braccia, perché non era neanche sicuro di averli ripresi tutti. Un'altra foratura, andiamo rapidamente Giada. Ecco, un altro forse colpo di scena, la foratura di Antonio Tiberi, anche lui dunque costretto adesso a rincorrere, mentre è già rientrato Tadej Pogačar con Grok Schachner, che adesso va a cercare i varchi, forse anche dove non ci sono, per cercare di riportarlo davanti il prima possibile. Essendo gomme tubeless, hanno questo liquido che serve per riparare quando c'è una micro foratura. Probabilmente in questo caso la foratura era molto più, poi adesso come vedete, davanti con il compagno di squadra, mentre Piccolo purtroppo è stato raggiunto. Avevamo detto all'inizio della nostra telecronaca, magari avremo un Tadej Pogačar oggi ancora più arrabbiato per la vittoria mancata ieri a Torino. Si stacca intanto Julian Alaphilippe, un Tadej Pogačar forse ancora più cattivo dopo questo inconveniente superato, per fortuna senza grandi conseguenze. Però l'inconveniente, la caduta, la foratura ci sono state. Sì, ci sono state, ma attenzione, perché tra poche centinaia di metri comincia la salita vera e propria, quella con pendenze che arrivano al 10%. E intanto anche la regia internazionale rende omaggio con questa clip allo strepitoso exploit di Pantani nel 1999. Lontano, lontanissimo quel Giro d'Italia vinto 10 anni fa, quest'anno tra l'altro due cadute al Giro di Catalogna, è tornato in Colombia, ma come avete visto la condizione non c'è, ma si sapeva. Andiamo in coda adesso da Gianna Borgato. Sono in coda con Julian Alaphilippe, che si stacca anche Foss della Ineos Grenadiers. Qui le rampe sono belle dure, belle arcigne, sono a 6 km dal traguardo. Tiberi è un po' più avanti, sta cercando con tutte le forze di rientrare. Certo, quella foratura, quella sosta obbligata per Antonio Tiberi è stata forse ancora più problematica della scivolata di Pogačar. Sì, perché è stata successiva alla scivolata di Pogačar. Adesso arriva Maika, si è spostato Bierg, qui la salita comincia a farsi impegnativa, 5,5 km al traguardo. Sta Maika e va Pogačar a 4,5 km dalla conclusione. È stato proprio il polacco che ha lanciato lo sloveno. Narváez per il momento tiene, qualche cosa sta perdendo invece Geraint Thomas, incollato Ben O'Connor a Tadej Pogačar. Ben O'Connor quarto in un Tour de France, non ce la fa, continua, si controlla. Niente da fare, salta anche Ben O'Connor e dunque rimane solo per ora con un vantaggio di una decina di metri, che però stanno diventando 15. Si volta adesso Tadej Pogačar, un gesto che gli abbiamo visto fare pochissime volte. Ora invece si è voltato per controllare, e cosa passa nella testa dello sloveno ora, Davide? Che deve capire che velocità tenere, ha staccato tutti quanti
estrema facilità, guardate che scioltezza, adesso ha messo un rapporto più agile, controlla ancora per capire la situazione, abbiamo visto anche in quinta posizione il giovane Utebrock della Visma, maglia gialla. Il ragazzo con il ciuffo, è stato chiamato anche così Tadej Pogačar, e i ciuffi dei suoi capelli spuntano di nuovo dal casco. Insiste Pogačar, poco più indietro O'Connor, che adesso si alza sui pedali con Geraint Thomas, la grandissima esperienza del gallese che non ha risposto, forse anche volutamente, a questo cambio di ritmo impressionante di Tadej Pogačar. Deve andare su con il proprio passo per cercare almeno di limitare i danni, Geraint Thomas, ma andiamo da Stefano Rizzato adesso, 3-8 alla fine, vai Stefano. C'era una nuvola di fotografi in moto davanti a Pogačar, tutti aspettavano questo momento, poi gli hanno tutti dovuto dare una sgasata per anticipare il corridore sloveno, che quando cambia passo è davvero uno spettacolo, quando cambia marcia non ce n'è per nessuno e sembra una di quelle giornate, Francesco. Dietro si è formata una coppia alle spalle di Pogačar, la coppia con Geraint Thomas e con Ben O'Connor, l'australiano della Decathlon AGDR, questa invece è Kian Utebrook. Anche per questo ragazzo di 21 anni della Visma Lisa Bike, e poi vediamo anche l'uomo della Movistar, ma torniamo con le immagini su Tadej Pogačar. La bellezza, l'intensità di quelle immagini, tutto racchiuso in due secondi, l'ultima volata di Rafa Umaika, appena si è spostato, boom, è partito lui. Sapevano che quello era il tratto più difficile, Mike è arrivato lì, si è spostato ed è partito Tadej Pogačar, vedete là in fondo anche... di più di quella di Stefano Rizzato, che è lì in strada con la motocronaca, la sensazione che stia ancora gestendo Pogačar. Sì, eh? Sta gestendo, guadagna poco. Lipovic, ne abbiamo parlato ieri di questo ragazzo che arriva dal biathlon, corre da 4 anni e sta correndo bene anche oggi la Bora Hansgrohe, perché ha due uomini là davanti, Lipovic appunto e insieme a lui Dani Martinez. O'Connor adesso è in coda. Chiaramente già, nonostante siamo soltanto alla seconda tappa, ma già adesso si ragiona in termini di classifica generale per la maglia rosa ovviamente, ma anche per gli altri piazzamenti. E guardate bene O'Connor, il primo che ha risposto, anzi l'unico che ha cercato di rispondere a quella accelerazione killer, davvero killer, di Tadej Pogačar. Ora è lui che rischia di essere il primo a pagare, e da qua alla fine, considerando che mancano poco meno di 2 chilometri, potrebbe essere un prezzo altissimo quello che pagherà Ben O'Connor, perché si è piantato, ormai l'acido lattico secondo me gli è arrivato alle orecchie, ha esagerato, ha cercato in tutte le maniere di stare a ruota di Pogačar e adesso è avanzata, ha cambiato gli angoli, ha messo pedivelle da 165, proprio perché lui, sfruttando l'agilità, avendo tra l'altro un motore straordinario, riesce ad erogare watt, più watt, in questa maniera. È durato un giorno il sogno in rosa di Jonathan Narváez, dietro ci si comincia a studiare addirittura per preparare la volata per il secondo posto, alle spalle di Tadej Pogačar che ormai è agli ultimi 700 metri, flash con Gianna Borgato. Continua a perdere, brutta giornata. Troppo decisiva. 41 chilometri, ne sono bastati 10. Più emozionanti, Marco Pantani andando a recuperare su 49 corridori dopo un salto di catena, sembrava di rivivere la stessa situazione un po' prima, un po' più lontani dal traguardo, con la foratura della ruota anteriore e la scivolata di Tadej Pogačar. Il risultato lo stesso, Davide, guarda che questi giochi del destino regalano delle giornate davvero pazzesche, davvero pazzesche. 35 secondi di vantaggio, siamo ormai all'arrivo, lui sa che davanti non c'è nessuno, Pantani non lo sapeva, per questo non alzò le mani. 200 metri ormai alla fine, siamo sulla pavella, ecco che va a imboccare il rettilineo di arrivo Tadej Pogačar, nel ricordo di Marco Pantani, sulla salita
di Marco Pantani. Con la stessa magia di Marco Pantani, il ragazzo con il ciuffo che ieri aveva dovuto digerire una non vittoria, non si può parlare di sconfitta, ma di non vittoria sì, oggi torna a prendersi il successo e va a prendersi la maglia rosa. Immenso, emozionante Tadej Pogačar, sua la tappa di Europa, è partito nel punto dove tutti aspettavano che ci fosse l'attacco, eppure nessuno è riuscito a contenerlo per la seconda posizione, e questi secondi di buono possono essere importanti. Daniel Martinez davanti.